Oggi, 5 giugno 2018, esattamente a Montechiaro, esattamente a 30 anni fa, moriva Manlio Rossi Doria, che è sepolto nel cimitero di Montechiaro, dove ha trascorso gli ultimi anni della sua vita. Siamo qua per ricordarlo. Cimitero è chiuso, non possiamo entrare. Questo grande statista, questo grande conoscitore della problematica meridionale, laureatosi all'Università di Porticina, diventa poi dopo 20 anni professore, ma porta sulla sua groppa tutta una serie di vicissitudini legate alle leggi fasciste, all'esilio, perché iscritto al partito prima socialista e poi al partito comunista clandestino, e amico, appartiene alla cerchia di Zanotti Bianchi, e automaticamente il pensiero con Zanotti Bianchi ci porta a Paola Zancani Montori, una cerchia di amicizia, una cerchia di conoscenze. Gli eredi hanno ancora una casa qui a Montechiaro che andiamo a vedere se la troviamo. Abbiamo promessa che il comune dedicherà una piazza a questo grande personaggio che ha scelto questo luogo come sua dimora, non solo finale degli ultimi 20 anni di vita, ma anche stabile e permanente per la vita eterna. E quindi avremo molto probabilmente una piazza intitolata a Manlio Rossi Doria, qui in località Montechiaro.